proprio per realizzare il vecchio detto, come si dice, mens sana in corpore sano. È quello che vogliamo fare, è quello che voi avete fatto con, la, con l'impegno degli insegnanti, con la, se ne parlava adesso proprio con la preside, no? Un momentino fa, con l'entusiasmo creato dagli insegnanti, con l'abnegazione, direi, oltre che l'entusiasmo anche dei nostri operatori, dei nostri colleghi nell'ambito dell'arte. È una manifestazione piccola ma che significativa, per quanto nel pubblico si possa fare mettendo insieme le forze. Il direttore generale, ingegner Saponetti, della nostra ASL, di tutta questa parte di Roma, e il direttore sanitario, il dottor Pompili, insomma, a gratificarci. Innanzitutto li ringraziamo per la loro presenza e poi a gratificarci per la consegna delle targhe dei diplomi. Vorrei che venisse un insegnante e uno studente della scuola media Carlo Levi. Congratulazioni ai ragazzi e a voi che ci avete lavorato. Io volevo congratularmi con tutti coloro i quali hanno preso questa iniziativa, l'hanno portata avanti, è il terzo anno che mi sembra che vi proponete con questi temi, e congratulazioni per i lavori che avete fatto e per l'impegno che ci avete messo. Giornate servono soprattutto a capire che di salute ce ne dobbiamo occupare quando si sta bene, non solo quando si sta male, perché la difendiamo meglio se ce ne occupiamo tutti i giorni. Grazie a voi, sono a voi che ci avete portato una mangiata di gioventù che ci fa tanto bene.